Buonasera a tutti e bentrovati con il nostro TG Sport. Alle porte il quindicesimo turno di Serie A. Si comincia già domani con il big match tra Juventus e Napoli. Questa è la grafica con tutte le gare che andranno in scena a seguire dopo Juventus e Napoli nella giornata di sabato. Tra i match Hellas Verona e Lazio, Atalanta Milan e Inter Udinese. Domenica lunch match tra Frosinone Torino alle 15, Monza Genoa alle 18, Salernitana Bologna, mentre alle 20:45 Roma Fiorentina. Due posticipi Empoli Lecce e Cagliari Sassuolo. Udinese che dunque si avvicina al match contro la capolista neroazzurra e allora andiamo a fare il punto con il servizio. L'Udinese si avvicina a grandi passi alla sfida più difficile del campionato, quella a Milano contro l'Inter. Lo dice la carta, lo dicono i numeri, lo dice lo stato di forma di una squadra, quella nerazzurra, che nonostante il ribaltone estivo sul mercato continua a macinare risultati, rinforzata nell'animo dalla finale di Champions League, persa ma senza demeriti contro il Manchester City. Il recente 3-0 rifilato al Napoli ha rinforzato la consapevolezza dei propri mezzi dell'Inter di Simone Inzaghi, ma l'Udinese non può guardare l'avversario con paura, solo rispetto massimo. Sì, perché c'è bisogno di punti dopo l'amarissimo pareggio ottenuto contro il Verona, perché dietro alla fine corrono una delusione che si è man mano diluita in settimana, lasciando nel sedimentato del match le tante cose positive fatte in attacco, con la doppietta di Lucca, il gol su palla inattiva di Cabasele, i recuperi palla sempre importanti anche se seguiti da un gol fallito come è successo a Lovric e il palo di Toven apparso rivitalizzato. Ecco, ora bisogna consolidarsi dietro, perché contro l'Inter è inimmaginabile poter concedere così tanta libertà a Lautaro Martinez o a Thuram, ma nemmeno a Sanchez e Arnautovic, qualora Inzaghi volesse fare un po' di turnover in vista della Real Sociedad. Gara importante, ma non spartiacque come fu Milan Paris Saint-Germain per i rossoneri nel post della gara con i friulani. Come detto, però, il bisogno di punti dell'Udinese di Cioffi porta a non dover fare calcoli e bisogna ambire a vincere di nuovo a Milano, anche se è un'impresa chiaramente difficile da centrare in una stagione soprattutto balorda come questa sotto il punto di vista dei risultati. L'allenatore e la squadra sicuramente avranno preso da monito le parole del patron Gianpaolo Pozzo, che ha minimizzato anche l'alibi arbitrale. Dove si riesce a tenere 96 minuti, lo si può fare anche per 97, e a Milano si deve entrare nell'ottica che i minuti in cui soffrire potrebbero essere tranquillamente anche 100 o di più, e ce ne vorranno altrettanti di massima lucidità per sognare un bis che cancellerebbe l'amaro del pari contro il Verona. L'Inter però in casa è scivolata già due volte contro Sassuolo e Bologna in partite che sembravano scritte, conosce bene le insidie di queste gare, ma Cioffi punta forte sullo spirito di squadra e su un attacco che sta tornando a carburare in tutti i suoi componenti. E questa mattina l'Udinese, come da tradizione, ha rinnovato in vista delle festività natalizie l'appuntamento con la nostra famiglia. Da tanti anni il club bianconero è vicino alla struttura specializzata in cura ed assistenza a bambine e bambini diversamente abili. Grazie al contributo concreto offerto da Udinese per la Vita, la Onlus voluta dalla signora Giuliana Linda Pozzo e che da 25 anni è attiva sul territorio. Vediamo allora com'è andata ascoltando le voci dei protagonisti. Sì, è sempre un appuntamento per noi prezioso, perché veniamo a salutare questi bambini e soprattutto i giocatori dell'Udinese con le famiglie, con le mogli, con le compagne. E in questo caso, insomma, sono venute anche due ragazze con i loro bimbi e quindi ci ha fatto enormemente piacere creare questa sensazione proprio di famiglia prima di Natale e cercare di portare un po' più di felicità, se possibile, a questi bimbi. Per noi è un bellissimo obiettivo e traguardo. Devo dire che è una struttura eccezionale, che si respira una grande professionalità e di tutti appunto gli operatori, e questo diciamo, noi nel nostro piccolo collaboriamo, ma veramente è una goccia in un oceano, direi, perché vedere appunto tutta questa professionalità dà molta speranza anche proprio sulle strutture che esistono in Friuli. Può essere anche un segnale di compattezza, di stare uniti, perché l'essere vicini, l'essere l'uno per l'altro è sempre poi porta alla vittoria. Sì, esatto, sono sempre messaggi positivi e questo, insomma, l'unione fa sempre la forza, e il fatto di appunto di poter collaborare, stare tutti vicini, sicuramente aiuta tutti.
Sì, una collaborazione importante, una visita ormai un sodalizio che dura da tanti anni, una visita mai scontata, come dicevamo adesso alla dottoressa Pozzo, una visita che ci onora e un modo per che sentire sempre più e sempre meglio il territorio accanto a quello che facciamo. E devo dire che l'Udinese Calcio, la dottoressa Pozzo, la sua famiglia e i giocatori con le mogli dei giocatori insieme, insomma, sono una presenza ormai costante per i bambini. Sappiamo che il Natale arriva quando arriva l'Udinese Calcio. È importante perché al di là di essere un presidio di riabilitazione e di fare anche attività di specialistica ambulatoriale, c'è una parte importante di ricerca. Siamo anche IRCS, cioè Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, e qui proprio nel polo di Pasen di Prato abbiamo anche inaugurato pochi mesi fa, grazie appunto all'Udinese Calcio, uno spazio, uno studio dedicato ai ricercatori che si impegnano, ecco, a sognare, a progettare, a studiare un futuro migliore. Presente all'appuntamento di questa mattina anche Enzo Ebosse, e noi abbiamo approfittato per chiedergli come sta e come procede il suo iter di recupero. Questa mattinata particolare, poi si torna al lavoro, per te è un momento sfortunato. Come stai e come sta procedendo il tuo secondo recupero? Tutto va bene, è lungo, ma devo guardare avanti. Vanno a iniziare da poco la corsa prossima settimana, quindi penso e spero essere pronto per marzo e ultimi due mesi stagione, quindi andiamo solo avanti e forza Udinese. Intanto noi ti aspettiamo. Da fuori che periodo stai vedendo? Purtroppo il pareggio domenica ha fatto male, però come vedi la squadra? La vedo bene, sappiamo che non è una periodo facile per noi, ma la squadra si allena bene e guardiamo solo le partite davanti a fare sempre meglio e iniziare sempre a vincere le partite per andare sulla classifica. Un prestigioso riconoscimento per l'ospitality bianconera. Il progetto dei nuovi skybox del Blue Energy Stadium ha trionfato al Design and Development Awards di Manchester, organizzati da The Stadium Business. Il club bianconero infatti è stato premiato per l'eccellenza del progetto e la sua elevata qualità, valutando positivamente l'innovazione, la funzionalità, la sostenibilità, il proposito e il fattore wow complessivo. Udinese Calcio si è distinta tra i grandi competitor internazionali e tra strutture rinomate in tutto il mondo. L'ospitality dell'UEBIS Arena di New York, il Tunnel Club della Max Stadium di Brighton, il Concert Club dell'impianto australiano multifunzione Rec Arena e la Londoner Arena a Macau e la Skyline del Edgbaston Stadium, importante stadio di Birmingham riservato al cricket. Andiamo avanti con il basket, con la palla a spicchi, turno infrasettimanale di Serie A2 in campo, Cividale e Apu, mentre rinvio per Trieste che scenderà in campo contro Chiusi il 24 gennaio. Una infrasettimanale che non ha visto trionfare le friulane, vince Orzinuovi contro Cividale 75-71 e vince la Sigeco contro l'Apu 69-67. Facciamo il punto con il servizio di Stefano Giovanpietro. Infrasettimanale amaro per Udine e Cividale che incappano in due sconfitte a loro modo scottanti. Inattesi gli stop delle due squadre friulane, se vogliamo anche contro pronostico, ma soprattutto quello della truppa bianconera di Adriano Vertemati che cede il passo a Piacenza. Doloroso anziché no, il KO di Cividale contro Orzinuovi che allontana sempre di più la possibilità di agguantare l'ottavo posto, ultimo valido per sfuggire alla trappola dei play-out. Partiamo però da Udine che incappa in una serata storta sin da subito con l'8-0 di parziale iniziale di Piacenza che mette i brividi. Il primo quarto è un incubo, con soli 5 punti segnati e tutti ai liberi. Il primo canestro dal campo arriva nel secondo parziale con la tripla di Caroti, ma Skins è una sentenza in attacco, fino alla tripla di Serpilli che conduce il risultato all'intervallo lungo sul 30-18. Udine non riesce mai a mettere le mani sulla partita, con tanti giocatori in difficoltà. Solo Clark e Alibegovic provano a scrollare i compagni, ma Piacenza è estremamente regolare in attacco, con Veronesi, Sabatini e il solito Skins che con un alley-oop da urlo risponde a una tripla da distanza.
distanza siderale di Daros e piazza il 64-51 a meno di 3 dal termine. Udine non ci sta a far scorrere i titoli di coda e mette paura, anzi paurissima, la Sigeco. Alla più iniziano a entrare le triple a nastro. Piacenza balbetta dalla lunetta e si arriva addirittura con la palla del sorpasso allo scadere, ma l'ultima difesa dei padroni di casa è encomiabile e ha la meglio. Finisce 69-67. Gelata invece Cividale in casa da Orzi Nuovi, nonostante un inizio che facesse presagire una serata facile. Orzi invece martella con costanza, con Grant Basile che fa numeri da campione. Gli ospiti, come chiesto dai loro tifosi, onorano la maglia e approfittano delle evidenti fragilità della squadra di Pillastrini. I lombardi passano avanti nel primo quarto 15-16 e non si fanno mai più riprendere. Al di là delle fiammate di Miani e soprattutto di Redivo, Cividale stenta e non poco. I nuovi acquisti sono tutti impalpabili. Berti si autoelimina a suon di falli, ma Stellari non incide, così come Isotta, mentre i ragazzi di coach Zanchi giocano semplice e colpiscono con regolarità disarmante. A ogni tentativo di rientro dei gialloblu gli ospiti allungano. Orzi tocca spesso il più 14 di vantaggio. Con un barlume di orgoglio rimasto, la Web chiude 71-75 salvando la differenza canestri, ma non può e non deve essere una notizia confortante. Quello riesce a farlo solo un pubblico che definire meraviglioso sarebbe forse riduttivo, e considerando che domenica si va a chiusi, ora la squadra deve capire che in primis deve lottare per evitare l'ultimo posto, quello della retrocessione diretta. Udine invece ospita Verona, lanciatissima in una partita. E questo è il servizio che ricapitola come è andata ieri sul parquet, ma passiamo alle voci dei protagonisti e ascoltiamo il commento post partita di coach Vertematti. Sì, concordo a metà, nel senso che sicuramente hai ragione tu nel dire che il rammarico non è certo sull'ultima azione. Sono d'accordo sui 39 minuti, io penso che i nostri primi 10 minuti siano stati quelli che hanno indirizzato la partita, nostri e quelli di Piacenza ovviamente, perché non si va in campo da soli, quindi i complimenti vanno a loro per come hanno approcciato, meglio di noi. I nostri demeriti sono tutti lì, lo si vede nei parziali, lo si vede evidentemente nei parziali, e poi alla fine con un po' d'orgoglio, senza più niente da perdere, sono anche entrati quei tiri che onestamente di solito sono i nostri, che questa sera siamo fatti un po' prendere dall'ansia, non l'abbiamo segnato mai. Sicuramente con Marcos avremmo subito qualche uno contro uno un po' sbasso di meno, su questo non c'è dubbio, probabilmente avremmo preso qualche rimbalzo in attacco in più, però onestamente noi dobbiamo essere in grado di giocare anche quando ci manca un giocatore. Oggi, ripeto, il primo quarto non è dipeso dall'assenza di Delia, questa è la verità. Poi nel computo di una partita di 40 minuti, chiaramente quando ti manca un giocatore ti mancano delle cose, magari ne trovi delle altre. Il nostro approccio non è dipeso da quello oggi. Siamo stati tutti un po' sommersi dalla loro prontezza, dalla loro energia, non siamo stati in grado di interpretare bene il pick and roll, e quando sono venuti fuori dei tiri da tre punti aperti li abbiamo sbagliati e siamo andati un po' in ansia. Questo è un qualcosa che può anche capitare con così tanta costanza all'interno di un quarto, chiaramente scava un solco. Poi, ripeto, all'intervallo ho detto ai miei che in difesa era anche difficile fare meglio, perché è vero che c'era stato qualche errore, ma dopo una partita del genere eravamo ancora lì a 12 punti e avevamo subito 30 punti in trasferta. Ed è tutto, noi con lo sport ci fermiamo qui, io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona continuazione di serata insieme a noi.